Allora, mago, c'è il mago da Milano. Il mago da Milano, che ha da dire il mago? Che ha da dire mago? Mago? Oh, Cruciani, allora volevo aspettare qualche giorno per vedere se avevate il coraggio di parlare appunto dell'assassinio di Berlusconi. Ma adesso chiamo oggi perché altrimenti qua no, ti prego, dai, non è il momento. Non è il momento morto, per questo video. È morto oggi su Berlusconi, ma non si può Parenzo, dire. Ma quale assassino? Ma chi l'avrebbe assassinato? No, Parenzo, tu non hai il capitolo perché uno che è a schiena zitta non ha il coraggio di ammetterlo e deve solo star zitto. Ma cosa c'entrano gli a schiena zitti con la morte di Berlusconi? Mago, scusate un attimo, posso dire una cosa? Io adoro gli Ashkenazita, lo posso dire? Posso dirlo oggi? Amo gli Ashkenazita dopo tutta questa merda che gettate addosso agli Ashkenazita. Sì, lo so benissimo, mi sono informato, ho letto, ho fatto compuzzato l'internet, ho letto Ashkenazita. Io sono ad esempio Ashkenazita. Attenzione, ferma, grande dichiarazione. Parenzo, due punti, io sono Ashkenazita. Benissimo. No, ma certo, sono ebreo Ashkenazita. Me ne vanti, dovrebbe dire me ne vanto. Ma è evidente che sia così, ma non c'è nulla di... Ma non me ne frego, capasene... Ma non avevi scoperto un cazzo, perché lo sapevamo già scoperto. Parenzo, tu ti chiami, hai preso il tuo cognome da una città e lo sanno tutti che se a piena vita non hai coraggio di metterlo. Io te l'ho detto adesso, ma che mica è un crimine, mica era 'ndrangheta. Certo, ormai l'hai detto perché il vaso di Pandora si è aperto. Comunque ma non l'ho detto, ero tranquillissimo, te lo ripeto ancora. Io sono. Ma ti prego, Berlusconi non ne parlate, lo fate passare per la morte naturale. Io sono Ashkenazita, assolutamente Ashkenazita. Gli ebrei Ashkenaziti erano quelli che avevano origine. Spieghiamolo perché ci ascoltano. Si dividono in due tronconi: Ashkenaziti e Sefarditi. Sono quelli che sono stati cacciati nella Spagna, dalla Spagna del 1492, sì, cacciati dagli ebrei dalla Spagna. Gli Ashkenaziti sono quelli invece considerati un po' più borghesi, perché sono quelli della cosiddetta Europa orientale, capito? Sì. Ma non sono una banda di assassini. Ben Gurion, ad esempio, il fondatore del sionismo, Herzl, era Ashkenazita, ovviamente, no? Il fondatore del sionismo. Ma Parenzo, ma guarda che non è che hai detto uno scoop, cioè non è ormai che sei stato scoperto. Lo dici, ma lo sappiamo da chi? Imbecille di un imbecille! Ma imbecille tu che ti paga Soros se fai finta di essere pagato da Caio. No, questo è diverso. Questo purtroppo non è vero. Lavoro con la 7, quindi sì, è vero, certo. Su Soros, no, purtroppo non è pagato. Comunque, se lei invece dice che io sono pagato da Soros, penso che le farò una di quelle querele che le porto via ogni pelo che è sul suo corpo. Parenzo, e non dico che raggiungo. Io le porto via. Parenzo, tutto. Ti mando una squadra di avvocati e non preoccuparti, che non ce li hai solo tu gli avvocati. Se lei sostiene che io sono pagato da Soros, io le porto via tutto. Ma le avvocati delle cause perse non ce li hai solo tu, Parenzo. Vabbè, ho capito, Mago, non ho capito. Berlusconi è stato assassinato 3 settimane fa. Oggettivamente, okay. Mago, io posso anche ridere sul fatto che tu pensi che la Meloni sia stata clonata, che è un sosia, all'aeroporto di Denver, non lo dice nessuno che è stata clonata la Meloni, nessuno. Ma come no? L'ha detto anche Bisignani l'altra volta che la Meloni non è più lei. Però non attribuiamo. Ha detto che è stata clonata, ha detto che ha cambiato idea. Non che è stata clonata. Bisignani mi ha dato ragione settimana scorsa. Ma non ti ha dato ragione, sarebbe pazzesco. Sì, effettivamente c'è stato un grande confronto tra Mago di Milano e Bisignani, questo lo dobbiamo dire. Il dottor Bisignani, Bisignani mi ha dato ragione quando ha detto non le ha dato ragione, dottor Bisignani, è impossibile che Bisignani dia ragione a un coglione, al Mago. Ma Berlusconi 3 settimane fa, quando è morto realmente, ha fatto poi quel video dopo. Secondo voi perché il video l'ha fatto dopo 6 giorni che l'hanno dimesso? Ma non lo so, ma sono cazzi, poi poveraccio adesso è morto, che non conta più niente. Aveva una maschera, 86 aveva una maschera anni, di cera, poverino, e voi lo fate passare per morte. Ma non aveva nessuna maschera, ma l'hanno lei ucciso come Giulietto Chiesa. Non ha ucciso nessuno, poveretto, era malato di leucemia, nessuno l'ha ucciso. Che c'entra Giulietto Chiesa? Ma perché lo avrebbero? Ma che ne so io di Giulietto Chiesa, anche lui, bacia all'anima sua, poverino, mi dispiace anche per lui. Da quando ha parlato male dell'OMS, della scienza, della sanità e tutto, l'hanno messo a tacere. Ma questo chi? Giulietto Chiesa? Giulietto Chiesa. E Berlusconi Chiesa, perché Giulietto sarebbe Chiesa. Stato ucciso? Scusa, 3 settimane fa, perché? Berlusconi? Per le posizioni filorusse. Non serviva più nessuno, poverino. L'hanno sfruttato e voi per primi l'avete sfruttato fino a quando c'era da mangiare.
adesso che ormai non ma perché uno niente in ma Europa. Perché è stato assassinato? Perché era filo Putin? Perché l'hanno assassinato? Ma certo, Berlusconi, stavo dicendo proprio, vedi che allora lo sapevi, da quando Berlusconi si è cambiato i regali con Putin, ok, che gli hanno mandato le 12 casse di vodka eccetera, da quel momento Berlusconi la NATO ci ha messo la croce sopra, hanno detto questo deve tacere. Dunque l'ha assassinato dopo. la NATO l'ha assassinato, quindi Stoltenberg ha ucciso Berlusconi, va bene, adesso la buttate sul ridere ovviamente, comunque ma Berlusconi poverino è tre settimane che non c'è più. Sì, ma perché? Il video che ha fatto dopo sei giorni aveva una maschera di cera. Sì, ma quello sì, però non... che aveva una maschera di cera. Dunque era un sosia. Dunque era un sosia quello. Ma certo, non aveva neanche più la sua voce. Un sosia tra l'altro fatto anche male. Incredibile. Il mago da Milano sostiene che ha fatto un confronto con Bisignani, ricordiamolo. Sostiene che è stato assassinato tre settimane fa dalla NATO. Fondamentalmente per ordine della NATO. Giusto, mago? No, comunque nessun scontro con Bisignani mi ha dato ragione in pieno. E assolutamente. Fermi tutti.